Inizia il primo tempo tra i Jedi Max e i Fuck Boys. Sinistro, e c'è il vantaggio dei Fuck Boys con Di Maria, 1-0. No, c'è una piccola tutta volta. E c'è il piedino di Mangione che in mezzo a due spunta, che porta il pareggio in campo ed è 1-1. Offri pure. Vabbè, certo. Che fai, non offri, Simo? Mangione, Mangione! Quanti gli hai fatto? Oh, come finisce da fuori barraccia? La gente da riempie per loro, mica con te. Da chi sono d'accordo. Mangione! Mi appenni. In bambo la difesa dei Fuck Boys. Si vogliono aggrappare a un fallo inesistente. Il risultato non cambia, è 2-1. Che cazzo? Sì, la porzione di patate con cheddar e bacon. Finisce così il primo tempo tra Jedi Max e Fuck Boys, 2-1. Possibile. Sarà tipo 5 kg. Inizia il secondo tempo tra Jedi Max e Fuck Boys. Parziale fermo sul 2-1 a favore dei Jedi Max. Io credo una notizia, io ve lo giuro. Ma è... E c'è su calcio d'angolo, quindi palla inattiva. L'1-2 De Biase Mangione porta il match sul 3-1. Madonna, che Mangione! Marino la cavalcata, Marino la palla per Mangione, Mangione ancora, Mangione! Cerrato, ancora Mangione! Non è che più modo stanno 4-5-1 nonostante le toghe, Marino se la porta avanti di forza, Marino la piazza dopo una grande cavalcata, 5-1. Palla di Nicolella per la spalla di Mangione. Mangio, se facevi quel gol chiudevo tutto e me ne andavo, eh. Marino, il 2-0, Marino per Mangione, è facilissima per Mangione metterla dentro e siglare il 6-1 per i Jedi Max, che ormai vanno a valanga contro gli avversari. L'ho strappato. La palla è proprio per Nicolella! Cerrati gli dice di no! Invece no. E basta. Vero. E si può a capo culo, ma si proprio tutti c'è. Bravo, vero? Hai capito? Bravo, ti fanno a merda. Ti fanno a me. Vedi, è come infame. Finisce così il match tra Jedi Max e Fuck Boys. Il campo di oggi è proprio lui. Che uomo, ragazzi, Mangione. Se tu il migliore in campo di questo match, vinto 6-2. Partita sempre in mano vostra, avete sprecato molto, come al solito, però raccontaci questa partita. Diciamo, devo ringraziare come al solito i miei compagni di squadra che mi danno sempre l'ultimo passaggio e soprattutto volevo dare onore a questi ragazzi avversari Fuck Boys perché onorano sempre la partita fino all'ultimo. Bravissimo, una cosa da sottolineare. Grazie mille.